Ciao Ciao ragazze! ragazzi! Eccoci qua con il video dei saldi! Yeee! Successo! La prima cosa che abbiamo comprato, indovinate cos'è? Questo cappello! Questa sorella! Stava scontata, allora l'ho comprato così. Me l'hanno regalata! Questo cappello, ma è troppo bello! Ma ti sta bene, mi Sì! piace! Sembra una streghetta, stai carina! Quindi questo qua l'abbiamo comprato da Stradivarius. Stradivarius. Troppo troppo carino, bello. Adesso me lo tolgo, però è troppo caldo. E Me lo metto ta! io, Ok, senti, ma vincolo! No, perché c'è Carino, carino. Mi sembra un gangster. sono i gangster di Naples. Farò arrabbiare, ti sparo. Ben, 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 ben. Saldi! Saldi, saldi, saldi. La cosa però che vogliamo dire è che non abbiamo comprato tante cose perché abbiamo voluto Vabbè, diciamo che abbiamo un risparmiare. po' speso un po' troppo per la vacanza a Parigi, quindi abbiamo Sì. cercato un po' di Poi a noi limitare le piace molto spese. viaggiare, quindi Sì. preferiamo conservare qualcosa Abbiamo di pensato soldi quello per fare per il un nuovo prossimo viaggio viaggio. insieme. Sì. Non vediamo Sì. l'ora. Quindi adesso poche cose, però abbiamo fatto Scontate. begli affari, insomma, belle cose abbiamo Specialmente da trovato. Stradivarius. Sì. Allora, iniziamo con Stradivarius, eccolo qua. Busta che puzza, tutte le buste, pure quella di Sì. Zara, puzzano Ah, di quella di Zara è proprio la spazzatura. busta dell'immondizia. La potete anche usare Sì, per sì. riciclare per quello, proprio veramente. Allora, ragazzi, da Stradivarius ho preso un bellissimo jeans Wow. e devo dire che da Stradivarius noi li adoriamo i jeans, I è jeans vero? sono i migliori, secondo Perché me. costano poco e poi Calzano sono belli, bene. cioè non si allargano, si mantengono belli stretti. Sì. A me piacciono tantissimo come jeans, Sono insomma. aderenti sul corpo. Sì, proprio la marca che mi piace di più per i jeans è lei, perché è anche economica. Infatti questo jeans l'ho pagato scontato 19,99, quindi Pochissimo. veramente poco. Ed è carino perché è fatto così davanti, scuro, bello stretto stretto, Tutto guardate. sfumato. Troppo troppo bello. E poi dietro c'ha questo coso per Per tirare, tirare. insomma, qualcuno mi vuole tirare Da per cavallerizza. strada, così, però si può anche togliere, quindi Sì, io sì, penso sì. che Questo lo sgancerò. Comunque è molto molto bello, anche il colore mi piace tanto. è il modello skinny, Sì, quello e proprio infatti è aderente e tutto stretto anche strettissimo. sotto, ma ce n'erano tanti, di jeans Sì, da Stradivarius a poco tantissimi. prezzo. Tu quale hai preso? Io ho preso questo push-up, troppo bello. Questo, Wow! vabbè, il mio colore preferito, blu scurissimo, blu notte, sempre un po' sfumato, però più nel panna. Guardate Sì. com'è bello, push-up, perché praticamente è molto aderente sul di dietro È e lo mette vero, molto in risalto, fa un molto effetto carino. Sì, diciamo sì. di culetto su, Sì. infatti c'è scritto Anche questo push-up. costa 19 euro, Anche questo scontato. pagato È proprio 19,90. bello, ho preso Bello. strettissimo, mi piace un sacco. Bravo, push-up, tu furbacchiona. Poi sempre continuando da Stradivarius, ragazzi, ho preso questo qua che già mi avete visto perché l'ho indossato nel video di Essence. Essence. Sì, nei due video che ho fatto di Essence ce l'avevo addosso. Lo Non so so più io che tu, se basta ti sì, è metti i vero, video. sai, tutti i miei video. Non so se si capiva che era un giacchettino o sembrava una camicia infatti, di jeans. sembrava Comunque è più una proprio camicia. così. Cioè, c'ha questi qua così di stoffa. Poi qua è fatto di jeans, c'ha anche il cappuccio, è Una troppo troppo felpetta. carino, sì, è carino, me lo immagino anche in primavera proprio come giubbettino con una Sì. magliettina sotto, Invece del solito giubbino di jeans, è una cosa Esatto. sfiziosa. Mi sembra intorno ai 20 euro, Sì, comunque scontatissimi. lo prendo perché è una cosa particolare, insomma. Poi ho preso questa qua, le mie solite sciarpe, questa qua Amante. è una sciarpetta che ho preso giusto perché stava scontata, perché io ce n'ho tantissime, sono amante di sciarpe e cappelli. Sapere, questa è tutta pelosa, guarda com'è No, è bella, morbida, troppo bella. Quelle è morbidissima, morbide è pelucciose. tenera, è bella proprio. Fatta così, diciamo, si mette così. Che Ah, è chiusa. Non è è una chiusa? sciarpa lunga, diciamo. È Oh, tipo un collo. aiuto, aiuto. Ecco qua, così. Ti piaccio? Sembro la donna delle nevi, però mi piace molto. È calda calda, ragazze, No, comunque. sembri uno Yeti. Il mostro delle nevi. Cattiva questa sorella. Poi infine ho preso questo, i miei soliti cardigan. Questo è un cardigan molto carino, Madonna, sempre. questo è proprio della nonna mia, mi devi credere, No, è te lo troppo giuro. bellino perché praticamente è un cardigan aperto, stretto, non è proprio largo. E poi è un color cuoio, camel, non so come definire. Invece è bello perché l'ho pensato dal jeans, sotto il jeans questo qua, stretto, skinny, Senza aderente, blu bottoni, questo scuro. va E aperto, sopra senza questo bottoni. qua cuoio, un bel Cioè, tu ti metti una contrasto. magliettina Una stretta magliettina sotto, stretta questo con. aperto E sopra. il ││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 
jeans stretto, invece è carino. È va una bene, nonnina sexy. Va bene, nonnina. È bello però, però sei nonnina, non fa niente. E poi ovviamente siamo andati da Zara. E ovviamente non potevamo diciamo andare che da Zara noi eravamo andati, specialmente io perché volevo un cappottino nero invernale. Che non l'abbiamo trovato. Siamo andati per tutta Napoli, niente, abbiamo visto vari negozi, non solo Zara, Stradivarius, ma nulla, non ho trovato nulla. E quindi abbiamo provato qualcosina. Facciamo vedere questa bella busta della spazzatura di Zara. Veramente, cioè quando te la danno hai pure vergogna a camminare per strada con questa sacchetta. Sembra che stia andando a buttare la spazzatura, vabbè. Ecco qua, io ho trovato questo vestito. Vestitino molto carino, diciamo che è un vestitino elegante, però casual anche sportivo. Per tutti i giorni, sì. È tipo in stile famiglia Adams. È vero, c'ha qua questo colletto, le mezze maniche, molto però molto aderente, è stretto, è stretto, è fasciante, poi è un tessuto elastico che riscalda. È super semplice questo vestito, è proprio però sembra brutto semplice, invece poi addosso pure tu l'hai visto, aderisce bello, sì, aderisce bene. E vabbè, mi piace questo fatto che c'ha qua i bottoncini, sì, che si possono aprire. Aprire, e quindi sai, si rende un po' più sbarazzino. E io l'ho preso molto piccolo proprio per avere un effetto più aderente al corpo. E tu che hai preso invece? Io ho preso questo. Guarda che bello! È troppo bella questa maglia, ma c'è troppo, ragazzi, è un maglioncino. Però non è di quella lana, ma è di lana o di filo? Non lo so, penso che sia. Secondo me è un misto. È di cotone, però è caldo, è bello perché io non sopporto le cose lanose che mi fanno prudere. Invece questo qua è caldo, però è bello liscio, è super fashion, colorato, fucsia, lungo. Poi c'ha queste maniche così tutte intrecciate. Mi piace molto molto. Questo pure era scontato, eh? Sì, sì, l'ho pagato scontato. L'ho preso perché è un colore che non ti ho piace. Niente. Non ho niente di no, questo colore. Ma infatti, pure ora, no? E no, quindi no. Ho detto: vabbè, ti mancava. Prendo proprio una cosa fucsia, sì. C'è da dire che c'era anche gli altri colori. Infatti, lo volevo sì, anch'io. È vero. C'era bianco, così lo volevo bianco, ma non c'era la mia taglia. Vabbè. Quindi come vedete, diciamo, abbiamo fatto pochi acquisti, non troppi, ci siamo un po' contenute. È vero, sì, ce l'abbiamo fatta a contenerci, sì. Ma adesso il pezzo forte lo dobbiamo far vedere. Scarpe! Le scarpe non potevano mancare perché a me mi serviva proprio, sì, un paio di stivaletti comodi, belli, carini. D'inverno, secondo me, must have sono i stivaletti neri. È vero, non ci vogliono, ci vogliono senza. E quindi abbiamo comprato i stivaletti neri. Facciamoli vedere. Vediamo quali sono più belli, se sono più belli i miei o i tuoi stavolta. Facciamo la guerra. Anche la guerra se anche sti miei, no, stavolta devo dire la verità, non sono eccentrici, sono semplici. Guardate come sono belli, sono troppo troppo carini. Li abbiamo presi da Bata. Praticamente questi qua da Bata li abbiamo comprati online perché nel negozio non c'era il nostro numero. Allora ho detto: sai che facciamo? Li compriamo online, sperimentiamo. Li abbiamo comprati. Sembri scema, eh? Sembro scema, invece sono intelligente. Ma andiamo online disperato. Sul sito disperato. Non c'è il mio numero. Io ho detto che noi abbiamo il numero che hanno sul sito. Tornate 38. A casa, andiamo sul sito, li troviamo, li abbiamo comprati senza pagare le spese di spedizione e col prezzo scontato, e ci sono arrivati in tipo una settimana, pure di meno. Comunque bel servizio. Questi qua sono fatti così, c'hanno la cerniera, cosa che a me piace tanto qua. Poi qua c'hanno queste fibbiette. Sono molto comodi. E sono comodi. Molto comodi. Molto comodi. Molti comodi. La cosa bella è che questi qua si possono stringere perché io ho la caviglia sempre piccolina e mi vanno larghi. Allora, potendoli stringere qua, mi piace perché mi vanno abbastanza aderenti alla gamba. Ti piacciono? Sono belli, odio età. Sono sì, sono bellissimi. Se neanche questi ti piacciono, sono belli. Veramente mi arrabbio. Sono belli, sono però belli. Secondo me i miei sono più pagati. Carini. Ragazzi, costavano 80 euro, li ho pagati 55 euro, insomma, col 30%. E tu che hai preso? Io invece ho preso questi stivaletti qui. Diciamo che sono un modello per tutti i giorni, ma non solo, anche eleganti, perché hanno un tacco abbastanza alto. Posso dire una cosa? Che secondo me anche le ragazze stanno pensando. Non sono come le tue, quelle là. No! Di voglio là dire che ti sei comprata l'altra volta. Le no, mie sono diverse. Ditemi, ragazze, se lo state pensando, che sembrano questi miei e quelli tuoi. No, infatti, che l'altra volta se le comprate. Che altri, mi hai combinato? Mi fate diventare nonnina pure a me. Dati carramati.
morbide, sorprese. Invece questi no, guardate, a differenza di quelli che ora si portano, che hanno tutti, c'hanno un po' solo qua. Non c'hanno tutti i carrammati, diciamo. E comunque questi me li devi prestare, perché questi li volevo pure io da bava. Ma ti prego, io li volevo anche. No, ci sei preso troppo grande, me li allarghi. Cioè, guardate, non mi dovete credere, non la sopporto più. No, sono proprio carini. Io troppo la metto all'asta. Non penso che sono poi così tanto eccentrici. Così sembrano, no, sono belli, invece no. Sono belli. Cosa che sono molto molto comodi, perché hanno questa sì, base qui. Questo che lo rialza e lo fa, sì, lo sì, bilancia. Sono piaciuti. Comunque anche a me piacevano tantissimo, infatti me lo volevo comprare. Poi ho visto che a lei piacevano tanto, ho detto vabbè, comprateli tu, me ne prendo un altro paio. Però me ne devi prestare. Non credo. Me li deve prestare. Non credo proprio. Comunque volevo far vedere che questi praticamente, vedete, costavano 59 euro e l'ho pagati 41 euro. Wow, hai fatto un affare, sei grande. Poi infine da H&M ho trovato qualcosina proprio super super scontatissimo. C'era un sacco di sconti, sì, di saldi. Questo pantalone che è tipo un pantalone di pigiama, guarda com'è carino, rosa a quadroni, l'ho pagato 7 euro, quindi bellino. Ho detto vabbè, l'ho morbido preso. Morbido. Poi comodo, poi ho preso questo qua che viene, mantieni un attimo, questa felpa con questo pantalone che è tipo, non lo so, è tipo una tuta, un pigiama. Qua sotto c'ha l'elastico, qualcosa insomma di casalingo, Betty con Boop. Betty Boop carino, ho pagato 10 euro tutti e due, quindi bravo. Ho fatto un affare, visto come sono stata brava. Invece ho preso questa camicetta, è vero, carina, stretta stretta elasticizzata. Questa pure l'hai pagata poco, sì, ecco come ti sta carina, perché stretta stretta. Sì, è bella aderente, mi piace. Brava! Sono troppo belli i tuoi capelli, mi piacciono troppo come sì, stai. Sì, però voglio confessarvi una cosa. Voglio fare un cambio di look, mi voglio tagliare i capelli. No! Sì. Io sono contraria, mi hai chiesto il permesso. Praticamente me li vedo un po' troppo lunghi. No, non è vero, non sono nella telecamera, tanto stanno che sono benissimo lunghi. Avevo pensato, vabbè, di tagliarli un po', diciamo. Quanto? Non scararli troppo. E così. No! Voi che dite? Suggeritemi qualche nuovo look, qualcosa di particolare. Io dico taglio o no. Voi che dite, ragazze? Votate nei commenti. Taglio sì, taglio no. Dico taglio o no. Secondo me, se te li vuoi tagliare, fai un po' col ciuffo qua, te lo scali davanti. Ma la lunghezza ci deve stare, perché quella è la tua caratteristica. Ma un po' me li voglio tagliare. Tu non c'hai questi quanto. Bei capelli lunghi, sì, no? Sì, però no. Mi oppongo, mi opporrò. Mi blocca in casa. Questo taglio non sa da far. Guarda come stai bene, guarda. Sembri una streghetta. Stai troppo carina. Dai, ragazze, fateci sapere nei commenti cosa ne pensate, se si deve tagliare i capelli. E noi speriamo che questo video vi sia piaciuto. Fateci sapere, siete state più fortunate di noi, avete trovato qualcosa di bello, insomma, a poco prezzo, e quindi che questi saldi sono stati fruttuosi. Vabbè, insomma, fruttuosi. Noi mandiamo un bacio grandissimo. Ciao, ciao, al prossimo video.